Benvenuti in un nuovo video. Allora, ragazzi, stamattina sto veramente in vena di chiacchierare, quindi, ragazzi, veramente non fateci caso alla lunghezza di questo video. Allora, ragazzi, ho due super promo da comunicarvi. Infatti, inizio prima da queste e poi passiamo all'unboxing per quanto riguarda MyProtein. La prima promo che voglio darvi non riguarda MyProtein, c'è un moscone proprio adesso in questa stanza, no? Allora, volevo darvi una super promo per quanto riguarda Magical Jewels Collection. Stamattina, per chi mi segue sul mio profilo Instagram, GiuliaMiFit, vi ho già aggiornato di tutto, ma ci tenevo a farlo anche qui su YouTube, perché so che molte persone non hanno Instagram come social, ma hanno Facebook. Infatti, noi abbiamo una pagina anche su Facebook, vi lascio giù nell'info box oggi e per tutta la settimana, quindi dal 22 febbraio al 28 febbraio fino a mezzanotte, in occasione comunque della festa della donna, abbiamo pensato di fare una super super offerta da pazze, veramente, che praticamente con l'acquisto di due o più prodotti avete uno sconto del 25% di sconto su tutti gli articoli. Poi ragazzi, se fate 35 euro di ordine avete anche l'espedizione gratis. Questa promo in generale non è valida sulle incisioni, quindi vi ho dato questa super promo, ma passiamo adesso a MyProtein e poi dopo vi voglio chiedere una cosa molto importante, perché sapete che per me la vostra opinione conta tantissimo. Per quanto riguarda invece MyProtein, come sapete, MyProtein ogni settimana fa delle super super promozioni da non perdere. Infatti, per questa settimana, quindi dal 22 febbraio al 28 febbraio, avete un 60% di sconto più il 25% di sconto, ovviamente sempre esclusi i prodotti supplementi e i nuovi arrivi. Con il mio codice sconto Giulia Ambrosino, e se volete supportarmi, ragazzi, fate i vostri ordini tramite il link che trovate giù nell'info box, ma anche nella bio di Instagram. Ma giù vi lascio tutti i link, tutto, tutto, tutto. E vi volevo dare un'ulteriore promo sempre per quanto riguarda MyProtein, che va veramente a braccetto con quello che vi mostrerò tra 2 minuti, ma neanche, raga. Praticamente, oltre a questa promo, quindi il 60% più il 25%, avete un ulteriore 5% sui capi di abbigliamento. Infatti ho preso due capi di abbigliamento fantastici. E niente, raga, io direi di iniziare subito con l'unboxing, altrimenti questo video viene super lungo. Allora, io direi di iniziare dal salato. Sì, iniziamo dal salato perché poi c'è tutto il dolce. Volevo prendere anche le creme spalmabili, che molti le recensiscono bene e molti no, quindi volevo provarle insieme a voi, però raga, non erano disponibili, ma nel prossimo mese farò un altro ordine e le prenderò, sempre che ci siano. Ho fatto un po' di scorte di patatine. Infatti, fortunatamente, ho fatto una scorta ad occhi chiusi perché so che a tutti piacciono queste patatine. E infatti, un paio di giorni fa, sabato, quindi 2 giorni fa, ho provato gusto, questo qui, sweet chili e sour cream. Penso che si pronuncia così, scusatevi. Comunque, raga, veramente la fine del mondo. Un po' piccantine, ma veramente buone, buone, buone. Infatti, ho detto, vado, meno male che ho preso un po' di confezioni. Le patatine sono queste qui, ovviamente sono delle patatine proteiche, quindi il gusto che vi ho detto prima e poi anche il gusto barbecue, e per pacchettino ha solo 100 calorie, quindi fantastico. Poi io adoro a volte il pomeriggio, specialmente il fine settimana, di solito mi guardo una serie tipo con mia sorella, ci mettiamo in cucina Coca-Cola Zero, apriamo un bel po' di pacchetti di questi, oppure quelle tipo della Daily Life, che io le adoro, e ci mettiamo a sgranocchiare queste patatine proteiche. Infatti, sono sicura si è suicidata. Infatti, secondo me è una valida alternativa quando ovviamente non volete esagerare. Oggi, raga, mi trovate super chiacchiericcia, ma so che mi amate anche così. Ho preso un po' di pacchetti di proteine. Ho preso queste qui, che ovviamente, raga, io vi farò tutte le recensioni, che sono le The Whey. Ho preso gusto cookies and cream, ovviamente questi sono i campioni. Poi ho preso gusto peanut butter cup, vabbè, e poi milk chocolate. Quindi ho preso tre di questi, ho preso tutti e tre gusti. Peccato che di alcuni di questi qua vi lascio il video perché già vi ho fatto la recensione, però ho preso altri due gusti che non avevamo provato nell'altro video. Volevo prendere anche tutti gli altri perché, raga, veramente ci sono tantissimi altri gusti, è solo che c'era solo il barattolo grande e sinceramente, raga, ho avuto un po' paura di prendere grandi perché comunque preferisco, quando vi devo fare le recensioni, prendere comunque i campioni che almeno un paio di utilizzi e poi li ho smaltiti.
Perché, raga, veramente ho tantissime proteine, non solo di me protein. Sono le Clear Whey isolate, sono anche idrolizzate, ma in quel video già vi ho spiegato tutto. Oggi già sul logorroica, quindi è meglio che non continuo. Che questo è arancia e mango, io adoro questi gusti. E questo qui è gusto mojito, quindi da provare. Poi ho voluto prendere e adesso vi faccio la domanda. Cosa ne pensate? Allora, io stavo pensando di, visto che ho tantissimi prodotti accumulati comunque io da gennaio, diciamo così, che collaboro con MyProtein, quindi sono già 2 mesi e qualche giorno, e quindi ho accumulato veramente nei vari ordini che ho fatto vari prodotti e di solito non ho avuto modo di provarli in qualche video vlog insieme a voi, anche perché non ne ho fatto molti. Però stavo pensando, vi può interessare tipo questa tipologia di video da fare una o due volte al mese, come volete voi, dove io facciamo una 24 ore dove mangiamo solo, dove mangio solo prodotti MyProtein, così da darvi la recensione su tanti prodotti e provare comunque in un video tanti prodotti diversi. Quindi non lo so, raga, fatemi sapere se vi può interessare. Io penso che da una parte sia molto interessante, a parte perché raggruppiamo insieme due challenge che io adoro, e poi così posso darvi una recensione dei prodotti, così molto più vasta, abbiamo più tempo anche per chiacchierare. Quindi non lo so, fatemi sapere tutto. Questo qui è un preparato protein pancake mix e io penso che questa cosa sia la cosa più bella di questo mondo in questo periodo, che io non ho tempo la mattina di preparare, che ne so, pancake. Le crepes sì, sono abbastanza veloci da fare rispetto a pancake, e quindi poi a me non piace preparare il pancake, i pancake il giorno prima, ma li preferisco comunque mangiarli, preferisco mangiarli caldi la mattina. Ovviamente sono un po' viziata su questo punto di vista, e quindi ho voluto prendere questo protein pancake mix, 32 grammi di proteine, questo qui è anche vegetariano, vabbè, c'è scritto tutto, gusto, nocciola e crema. Eccolo qui, ho questa cosa che c'è la mini taglia fantastica, infatti è una mini taglia da 200 grammi. Ovviamente voglio provarla insieme a voi, quindi fatemi sapere se può interessarvi, così questa settimana sicuramente lo vedrete anche insieme ad una challenge super bella, quindi fatemi sapere. Ho preso un po' di snack, finalmente raga, ho trovato questo qui, mi state consigliando in tantissimi se non sbaglio, almeno il gusto, il cookies vegan, però quello al burro d'arachidi, però ragazzi, c'è solo la confezione da 12 pezzi e non c'è comunque il campione, quindi appena arriverà lo prenderò tranquilli. Ho voluto prendere questo Goi Filled Cookie, penso che si pronuncia così, gusto cioccolato, quindi con le gocce di cioccolato, che dentro sono questi qua farciti, non vedo l'ora di provarlo. Poi ho voluto prendere questo Protein Brownie al cioccolato bianco, 23 grammi di proteine, eccolo qua. Anche questo non vedo l'ora di provarlo. Sapete che le mie barrette preferite in assoluto di MyProtein sono le Six Layer, almeno prima si chiamavano così, adesso se non mi sbaglio hanno cambiato il nome, però raga, quelle là con tutti quei distrati, mamma mia raga, sono la mia rovina, ecco. Poi ho voluto prendere queste due, ho voluto prendere della Lion Protein Bar, gusto cioccolato e biscotto, eccolo qui. E poi ho voluto prendere un gusto proprio per metterli in difficoltà, cioccolato bianco e raspberry. Eccolo qua. Ma raga, ma questo colore quanto è bello! Penso che le prossime unghie le farò di questo colore, che dite? Adoro questo colore tipo orchidea, viola, adoro, adoro, adoro. E poi passiamo ai capi di abbigliamento. Allora, raga, ho preso due capi di abbigliamento. E ovviamente ho preso due magliette, i leggings non mi servivano, anche se raga, in questo periodo non so quanti pantaloni della tuta e leggings sto buttando, perché veramente raga, li utilizzo tutti i giorni, quindi si stanno rompendo. Comunque raga, sempre ben imballati, c'è anche la sua velina all'interno, e qui ci metterò tipo 10 ore per spiegarvi il motivo di questa maglietta. Questa maglietta non è assolutamente femminile, ma è maschile. Eccola qui, abbastanza abbastanza lunga. Vi spiego prima il motivo. Allora, io stavo cercando una maglietta del genere, a parte che è abbastanza leggera, ma è quel colore che vi fa stare comunque caldi per quel periodo. Io ho pensato questa maglietta per il periodo di marzo-aprile, perché? Io, per chi mi segue da tanti anni, sai che all'inizio del canale io ho avuto dei problemi per quanto riguarda le corde vocali, eccetera. Cioè, ci sono veramente, io ho trascorso periodi in cui non riuscivo proprio a parlare, infatti di solito stavo in silenzio proprio perché la voce era
praticamente zero, e di solito mi capita appena prendo un po' il colpo d'aria, come si suol dire, mi ritorna di nuovo questa cosa che io non riesco a parlare, quindi sono abbastanza delicata su questo punto di vista. Infatti, stavo cercando questo tipo di maglietta, così gironzolando su MyProtein mi sono imbattuta nella categoria uomo, perché ogni tanto mi piace anche guardare la categoria uomo, e mi sono imbattuta in questa maglietta. E io l'ho pensata sia per gli allenamenti, perché giù fa abbastanza freddo in inverno nel garage, quindi a mezze maniche sì, però in canotto io non mi riesco ad allenare in questo periodo perché fa freddo. Quindi questa maglietta per me, secondo me, sarà la vita e la svolta, perché pensate tipo marzo-aprile col giubbino di pelle, no? Oppure il giubbino di jeans, uno esce a farsi una passeggiata, questa potete tenerla sia a collo alto, così che vi tiene comunque al riparo, perché comunque non stiamo parlando di un lupetto che è pesante, quindi non stiamo parlando di una maglia felpata, ma allo stesso momento potete anche un po' sbottonarla. Quindi veramente, raga, è comoda per qualsiasi evenienza. Infatti nel prossimo ordine la prenderò sicuramente anche il blu elettrico. Comunque, andiamo alla maglietta, ovviamente ve la farò vedere indossato. Io ho preso una XS, però nel prossimo ordine prenderò una doppia XS, anche se la XS mi sta bene, però ho paura che comunque, già so, mi conosco, da marzo-aprile la userò molto, e quindi ho paura che con i svariati lavaggi il tessuto possa cedere. E quindi di sicuro prenderò una doppia XS. Comunque è abbastanza lunga, infatti mi è arrivata tipo al sedere, abbastanza lunga, però raga è veramente bello. Con questo è un bellissimo color verde, con all'interno un po' di sfumature sul nero e con la scritta qui, My Protein bianca. Questa ve la faccio vedere indossata, ma è veramente super bella. Io sono fiera, fiera, fiera di questo mio acquisto. Raga, questa è la maglietta, io la trovo meravigliosa. Eccola qui, ve la faccio vedere. Cioè, raga, è veramente bella, bella, bella. E vi faccio vedere anche la lunghezza. La lunghezza è questa qui, però ovviamente, raga, messa dentro è molto più bella. Vedete, raga, messa comunque dentro al pantalone vi fa l'outfit. È veramente bellissima. Che non voglio farla cadere, e passiamo all'ultimo capo di abbigliamento. Ero abbastanza scettica, anche perché è bello, solo che infatti questa ha preso una taglia, aspettate, vi dico anche la taglia. Ho preso una M. Ho fatto bene perché, solita velina, ho fatto bene perché la lunghezza è perfetta, anche il tessuto, però guardate qui quanto è molto molto scollato, quindi si tende a vedere il reggiseno. Però questo, se lo mettete con un reggiseno sportivo sotto nero, perfetto. Infatti io la userò così. Ho fatto bene a non prenderla bianca, perché non ho nessun reggiseno sportivo bianco, e quindi fare bianca e nero, non lo so, non mi fa impazzire questa cosa. Comunque è una semplice canotta, non è proprio corta, ma è nella media, devo dire la verità. Allora, raga, eccolo qua, mamma mia, raga, che bello. Devo dire che io ho messo il top, cioè il mio top è questo, però non è molto scollato. Mi pensavo di sì, invece no. No, raga, comunque bellissima, super super morbida, e guardate con un pantalone del genere quanto è bella. Eccola qui. No, veramente bellissima, raga, mi sono innamorata proprio di questa. Mi sono innamorata di questo top. Bello, bello, bello. Eccolo qua. Fatemi sapere se questa cosa, di questa tipologia di video, vi può piacere, così io in questa settimana la registro, e io penso che venerdì, sabato la vedrete anche. Io spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!